Bene, adesso ci troviamo in un altro stand in Saborbio, ma riguardo lo stand dedicato al caffè, e siamo con Anna, la quale ci parlerà del caffè bio che lei serve agli ospiti. Allora, questo caffè ha diverse caratteristiche che riguardano l'importanza di essere bio, quindi non solo le certificazioni per il quale quali noi teniamo tanto e che è una tutela in più per il consumatore. Il caffè quindi è certificato CEA, è biologico, ma anche fair trade. Significa che viene lavorato, quindi prodotto e coltivato nel pieno rispetto non solo per l'ambiente ma anche per la tutela dei bambini che non vengono utilizzati per questa tipologia di lavori, la raccolta del grano, del chicchi di caffè e così via. Poi il crudo arriva da noi in Italia, a Roma in particolar modo, e in questa fase vengono fatte le selezioni, quindi qua in questa cialda, che vi faccio notare che è una cialda compostabile, quindi assolutamente naturale, non rilascia niente né di plastica e né di alluminio, per tutto quello che di modaiolo oggi c'è in giro, noi siamo rimasti coerenti. La cialda quando viene compressa nei due pistoni dà il caffè, non dà altro. E il caffè, la provenienza di questi caffè è nelle monorigini, abbiamo Sumatra, abbiamo Perù, abbiamo Sud America in generale. I crivelli vengono selezionati e scelti, è 100% arabica, normalmente come miscela. Per fare la cialda ci vuole un 10% di robusta per dargli più contenuto. E questo è il nostro caffè, se volete ne possiamo fare uno. Possiamo, facciamone uno e assaggiamo questo caffè. Allora, lo quindi, facciamo fare al nostro addetto, al bravissimo. Caffè. Quindi il caffè arriva crudo e viene tostato in Italia? Il caffè arriva crudo, quindi viene selezionato, arriva già spazzolato nei sacchi di juta. Nella selezionatura vengono miscelati quindi i crivelli verdi, il crudo cosiddetto. Nella cottura noi ancora operiamo con una cottura tradizionale a gas, per cui non c'è la tecnologia assoluta di spingere un pulsante e far cuocere. C'è la sapienza ancora di un uomo, di un operaio addetto specializzato, di controllare il colore nella cottura fino a che il caffè non diventi color tonaca di Monaco, che è il colore ideale per un miglior caffè. Come vedete dal colore... Sentite il profumo di questo caffè? Ecco, vi farei... Immaginatevelo! Tra l'altro la cosa importante del caffè, che pochi sanno, è che basta il profumo a creare una sorta di aromaterapia... Ti sveglia già! A svegliarsi! E buon caffè a tutti! Grazie!